Note su Alevi Farfalle è giunto alla sua 12ª edizione, che si terrà il 10 settembre a partire dalle ore 20:30 presso il Parco Fluviale lungo fiume Vezzola a Teramo. Sarà una serata, insomma, che ha l'obiettivo, come tutti gli anni, ha una finalità benefica innanzitutto, ma ha l'obiettivo soprattutto di mantenere vivo il ricordo di Federica Moscardelli e Serena Scipione, appunto due studentesse purtroppo vittime del terremoto che ha colpito l'Aquila nel 2009. Quali saranno gli eventi? Allora, abbiamo come ospiti la cantautrice Nada in progetto duo acustico, quindi accompagnata dal chitarrista Andrea Mucciarelli, che riproporrà alcuni classici del repertorio, oltre a alcuni pezzi più moderni, come ad esempio appunto classici quali Ma che freddo fa, oppure Amore disperato, e pezzi più moderni quali ad esempio Senza un perché, che è talmente nota da essere finita, diciamo essere stata presa come diciamo colonna sonora di una importante serie internazionale firmata da Paolo Sorrentino. Secondo ospite della serata è Fabio Celenza, che è un diciamo doppiatore e musicista, che porterà doppierà nel suo modo particolare, in maniera originale come solo lui sa fare, grandi cavalli di battaglia che l'hanno reso noto, come la regina Elisabetta, Mick Jagger, per fare qualche esempio. Fabio Celenza ha avuto questa notorietà che l'ha portato appunto a lavorare con testate quali D-Max, Wired, e con programmi televisivi quali Colorado Caffè, Propaganda Live e Zelig. Inoltre sarà una sorpresa molto bella grazie alla presenza di alcune eccellenze del nostro territorio. In particolare avremo l'onore e il piacere di presentare sul nostro palco, di ospitare l'attrice Elisa De Usanio, il fumettista Carmine Giandomenico, l'attrice Laura Margherita Di Marco, attrice oltre che docente e organizzatrice teatrale, e Francesco Sbraccia, cantautore e musicista. La finalità benefica di quest'anno quale sarà? Il ricavato dell'evento verrà devoluto in beneficenza per il progetto Alzheimer Caffè, curato dall'associazione Caleidoscopio di Teramo, un progetto dedicato a persone con malate di Alzheimer e ai loro caregiver, che verrà oggi illustrato anche dalla qui presente dottoressa Sabrina Bellacosa.